Oggi verrete a conoscenza di una storia che auspico serva da monito a tutti i futuri collezionisti di videogames. Ma basta chiacchiere, passiamo alla storia. Storia tratta da vicende realmente accadute. Riproduzione con attori. Sotto costo. Uè, uaio, vieni qua, guarda quanta bella cosa che ci sta qua. Guarda tanti giochi, PlayStation 3, Xbox. Dai, uaio, compra qualcosa, vieni qua. Bella zio! Ti posso aiutare? Wow, ma è Pokémon giallo in giapponese, quanto vuoi? Pokémon giallo? Kist è assai rara, minchia. Hai capito? In giapponese non ne trovi qua in Italia, è assai rara. Quanto costa mi hai chiesto? Aspetta che guardo. Gundam, Assassin's Creed, Halo. Pokémon giallo in giapponese. Minchia, 45 euro. È un buon prezzo però, eh. Come sti cazzi? Wake up, guaio, tu non sai cosa stai a dire, minchia. 45 euro, Pokémon giallo. Quanti ne trovi qua dentro di Pokémon gialli? Solo uno. Hai girato la fiera, non ce l'ha nessuno, Kista, non ce l'ha nessuno, solo io. Dai, questa volta ti faccio 43 e mezzo. Avete sentito? 45 euro per un Pokémon giallo giapponese. Agghiacciante. Ce la compri? Lo vuoi? Hai anche carte di credito? Guarda, guarda che bestia di carte di Wow! credito, Va bene, anche se un po' troppo, ma ok, ci sto. Tieni, dai. Grazie. Ehi! Magari fosse andata così. Allora, che dici? È deciso, lo compri. Anche è un'offertissima. Non lo trovi da nessuna parte, in tutta la fiera, eh. Minchia. Ma hai in carta di credito, bancomat? Sì, certo. Ma mi assicuri che funziona? Cioè, l'hai provato? Minchia se funziona, l'ha testato mio nipote, tutto ieri pomeriggio, funziona, funziona, non preoccuparti. Ok, allora lo compro. Minchia, anche questa è fatta, tieni. Grazie. Ciao, wake up, guaio, mi raccomando. Con questo piccolo sketch volevamo insegnarvi una cosa. Questa cartuccia di Pokémon giallo l'ho acquistata a Tokyo in un negozio che si chiama Super Potato, dedicato solo ai retro gaming, e l'ho pagata 300 yen, quindi circa 2,50 euro. Queste altre cartucce di Pokémon, oro, blu, argento, scusatemi, verde, rosso e cristallo, le ho comprate tramite eBay e le ho pagate 7 dollari all'uno, spedite direttamente a casa mia dal Giappone. Quest'altra è una cartuccia di Pokémon argento interamente in scatolata con le istruzioni originali all'interno, tenuta benissimo, e l'ho pagata 15 dollari, spedite direttamente a casa mia. Cosa vogliamo insegnarvi con questo video? Vogliamo insegnarvi che internet è lo strumento più importante se siete dei collezionisti di videogame. E quindi fate molta attenzione e usatelo sempre prima di andare a comprare qualcosa. Bene ragazzi, ripetiamo l'insegnamento di questo video prima di lasciarci. Mai farsi curare dei terroni! Ma no!